Ciao a tutti, benvenuti, questo è Banana Quiz 2018 che giunge al giro di boa, siamo infatti alla terza puntata e questo è il nostro primo concorrente. Benvenute, ciao. Ciao. Come ti chiami? Gaia. Accompagnata da? Martina. Martina, ascolta, tu hai cercato di convincere Gaia di fare il Banana Quiz perché? Perché è troppo capra. Ah, e quindi vuoi che lo dimostri davanti a tutti coloro che ci seguono? Esatto. Cosa ne pensi di questa cosa? Sei una... Ecco, vedi, che bello. Iniziamo subito con una bella dichiarazione di amicizia. Da dove venite? Castelnuovo. Scrivia. Sì. Quanti anni hai? 16. Ok, ascolta. Mi raccomando. Cosa? A me non lo chiedi. Ma se vuoi sì, guarda. Da dove vieni e quanti anni hai? Tortona, 17. E adesso che l'hai detto? Sono più felice. Fantastico, e io per te. Come si traduce in inglese la parola fattura? Via. Facture. Allora, lei mi dice proprio così, senza nemmeno pensarci, che è facture. Secondo te? Giusto. È giusto, è giusto, giusto. Leggi tu. Invoice. Invoice. Quindi per il momento si dimostra capra e perde la prima banana, carissima. Grazie, grazie mille. Come si chiama l'attuale programma condotto da Gerry Scotti che va in onda su Canale 5 nella fascia preserale? The Wall. Allora, lei mi ha risposto The Wall. The Wall è corretto. Vai, puoi andare avanti. E hai ancora una banana, eh? Mi piace. Cosa? Questa cosa. Ok. Perché ridi? Perché ride? Perché a lei piace la banana. Ah, ho capito. Bene, mi fa piacere. A te? No, sì, scherzo. Sì, anche a te. Bene, ma abbiamo due amanti della banana. Quale simbolo ha in chimica l'oro? Via. Q. Lei mi dice Q, Q di quadro. Cosa ne pensi? Che non lo so. Vediamo un po'. Guarda qual è. AU. AU, no. E mi perde la seconda banana. Dalle un po' di supporto. Come le dai supporto? C'è Luca stasera. Chi è Luca? Il suo ex tipo. Ah, è il suo ex. E perché questo dovrebbe farla felice? Perché lei è felice se lui è qua. Lui è felice se tu sei qua. No, secondo me sì. No. Secondo me no. Allora, la prossima puntata ci raccontate com'è andata. Perfetto, poi va bene, ok. Va bene, ok. Perfetto, va bene. Va bene. Allora, ma quando Luca vedrà questa puntata di Banana Quiz? Si metterà le mani nei capelli, sicuro. Ok, va bene. In che anno è uscito Windows 10? Via. 2008. Allora, lei mi ha risposto 2008. Lei dice 2001. Windows 10 è uscito molto più recentemente, era il 2014. E quindi si è dimostrata una capra. Oh, boh. Grazie. Però stasera c'è Luca. Stasera c'è Luca, quindi. E quindi direi che ti puoi consolare con quello. Vuoi salutare qualcuno? Sì, voglio salutare Luca. A posto, tu vuoi salutare qualcuno? Sì, mia mamma. Come si chiama? Cristina. Ciao Cristina e ciao Luca, guarda qua chi c'è. Altro che capra, altro che capra, te lo dico io. Ciao. Ciao. Ciao, allora, perché parti un po' così? Ma che ne so io. Ma che ne so, dai dai, un po' di grinta, mi raccomando. Ci vuole grinta qua al Banana Quiz, anche perché c'è anche un supporto, chi è lui? Alberto. Alberto, benvenuto. Grazie, grazie. Come lo supporterai? Nel peggior modo possibile. Ma perché questa sera i supporter non sono dei veri supporter? Allora dimmi qual è il peggior modo possibile. Stai zitto. Stare zitto. Stando zitto, ok. Ascolta, però tu sei il protagonista, come ti chiami? Ives. Quanti anni hai? 16. Di dove sei? Tortona. Da Tortona per giocare a Banana Quiz, prima domanda. Come si chiama la compagnia telefonica francese recentemente entrata sul mercato italiano? Non suggerite. Sono strozzato. 5 secondi. Quanti jolly ci sono, scusa? Due jolly. Davvero? Sì. Ha giocato la banana. Puoi dirlo tu se vuoi. Iliad. Guarda un po'. Con 6 euro al mese, 30 giga. Questa è una roba che si studia a scuola, è semplicissima. Qual è la velocità... Tu vai a scuola? Sì, sì, sì. Qual è la velocità approssimativa della luce? Via. Non puoi suggerire, eh? 5 secondi. Ma che c***o ne so, io so... Jolly, che c***o ne so? Mi rigioca la banana, ma non è possibile! Non lo so, qual è la velocità della luce? Fa vedere. È 300.000 km al secondo. Vabbè. E lui dice di sì. Che cos'è la luna?
È il satellite della Terra, cioè. Allora, lui mi ha risposto: il satellite della Terra. È partito anche un applauso, non so se era indirizzato a lui. Secondo te che cos'è? È un satellite. Dicono che è giusta. Guarda un po'. È un satellite. È un satellite, bravo! Finalmente una corretta. Di cosa si occupa il sito internet tvblog.it? Via. Lo dice il nome. Di un blog per i due secondi. Allora, lui mi ha detto blog per i giovani. Quindi praticamente si occupa di gioventù. Possiamo dirla così. Allora, TV blog, di cosa si può occupare TV? Serie televisiva su TV. Occupa dei TV. TV è televisione. Quindi si occupa di televisione. Giusto, giusto. No, è sbagliato. Ma non è possibile. Non è possibile. Ti do una notizia. Sono stato eliminato. Esatto, sei stato eliminato. Ascolta, vuoi dedicare a qualcuno questa tua partecipazione? No. No, a nessuno. Vabbè. Aspetta, aspetta. Alessio Guido Bono, perché è un toro. Numero 10. E basta. Basta. E basta. Vabbè, cosa lo rende un toro? Perché è il numero 10 della sua squadra. E qual è la sua squadra? Non lo sai nemmeno. Non lo sai neanche. Ma non sa neanche in che squadra gioca questo amico. Basta, eliminato, via. Sono in un buon punto della classifica. No, guarda, primo in tutta la serie del Banana Quiz, guarda. Primo assoluto. Ciao, grande, grandissimo. Ciao, ciao. E adesso abbiamo qua con noi Angelo, vero? Angelo, sì, Angelo. Di dove sei, Angelo? Sono Serra Valle Scrivia. Quanti anni hai? 14, quasi 15. E hai detto, io non gioco se non ho di fianco a me Alessio. Oh, Alessio, ascolta. Cosa? Il toro. Ah, il toro di prima. Ah, ok, ok, perfetto. Perdonami, sì. Non suggerite se non lo eliminate. Perdonami, è una canzone di Salmo o di Enrico Nigiotti? Via, non puoi suggerire. Di Salmo. Allora, lui mi ha detto Salmo. Non suggerire se non lo elimini. Lui mi ha detto Salmo. Ascolta, come fa la canzone? Come fa la canzone? Io. Perdonami, peccato. La canzone di Salmo! Bravo! Vai andare avanti, seconda domanda. Quanti chilometri è lungo il fiume Po? Cinque secondi. 40 chilometri. Allora, lui mi dice che il fiume Po è lungo 40 chilometri. Tu dici di no, eh? 27. 27, dice lui, è un po' più preciso, va un po' più in giù con i numeri. Ok, il fiume Po, intanto dicono che sia il fiume... Il fiume più lungo di d'Italia? Sicuro? Di cosa? Dove? D'Italia, sì. D'Italia, ha sbattuto anche i denti sul microfono, ma tanto se li sistema da solo, quindi. Ascolta, è lungo la bellezza di 652 chilometri. Ciao, 40 chilometri. Eh sì. Va bene, ma perdi una banana e puoi andare avanti, vai. Come si chiama il pacchetto Sky, sì, contenente i canali e contenuti dedicati ai bambini? Troppe domande qua ci sono troppe domande. Troppe domande. 5 secondi. Cartone. No, cartone. Cos'è? È scaduto il tempo. Allora, lui mi ha risposto cartone. Cartone. Non so. Che sembra in cartone in dialetto. Cartone. Sì. Cartone. Guarda un po' tu. Cos'è? Sky? Sky famiglia. Sky famiglia, il pacchetto di Sky. Qual è la famosa frase incisa sulla scocca posteriore di ogni prodotto della Apple? Via. Fra, c'hai l'iPhone. iPhone. Lui mi ha risposto che dietro ogni prodotto della Apple c'è scritto dietro iPhone. Quindi dietro l'iPod. Dietro l'iPod c'è scritto iPhone. Dietro l'iPad c'è scritto iPhone. Dietro il Macintosh c'è scritto iPhone. C'è scritto Design by Apple in California. Okay. Ascolta. Allora, vabbè, insomma, ma ci sta. Ascolta, io. No, che andiamo avanti? Sei stato eliminato. Sì, sei stato eliminato, non puoi più andare avanti. Ok, vabbè. Okay. Ascolta, niente, non è andata. Vuoi comunque salutare qualcuno? Sì, va bene, saluto tutti. Tutti. Fategli un applauso. Grazie, sì, aspetta. Grazie mille. Grazie. Allora, lui ha telecamere spente e mi ha detto, io sono un genio, ok?
Ok, okay. Allora adesso me lo devi dimostrare. Quindi vieni vicino a me e intanto che stai la prima domanda, dimmi come ti chiami e da dove vieni. Alessio Guidobono, vengo da Volpellino. Sì. Vicino a Tortona. Con fierezza anche. Sì, sì. Perfetto. Allora. Mio nonno è sindaco. Cosa? Mio nonno è sindaco. Volpellino sindaco? Sì, sì. Quindi tu sei probabilmente anche un futuro sindaco. Sì, sì, sicuro. Ti piacerebbe? Sicuro. Nel famoso gioco The Sims, come si chiama il diamante verde posto sulla testa dei Sim? Via. 5 secondi, non suggerite. Jolly, Jolly. Diamond. Diamond, dice lui, la risposta corretta è Plumbob. Plumbob, beh niente. Il piano cartesiano, non suggerite, il piano cartesiano è formato da quali due assi principali? Via. Ascisse e ordinate. Allora, lui mi ha risposto ascisse e ordinate. X e Y. La risposta corretta è ascisse e ordinate. Siamo ancora sui giochi. E siamo ancora su un gioco che abbiamo nominato prima. The Sims. The Sims 1. In che anno fu lanciato? Via. 2011. Ma che cazzo dici? 9. Allora, lui ha detto 2011. Ragazzi, The Sims 1 è stato lanciato 2002 secondo nel 2001 me. nel 2000, 18 anni fa. Non puoi più sbagliare, non ascoltare lei che dice che sei scarso. Ma scusa, andiamo un attimo da lei, scusami, perché dici che è scarso? Ma perché gli voglio bene, lo conosco, quindi dico che è scarso. Ah, e quindi conosci le sue potenzialità. Esatto, esatto. Ok, niente, devo dire che non sono molto a tuo favore loro. Come si chiama il pianeta roccioso del sistema solare avvolto completamente da uno spesso strato di nubi perenni composte principalmente da anidride carbonica? Non suggerite! Da anidride carbonica? Saturno? Lui ha risposto Saturno. È giusto? La risposta corretta è Venere. È Venere! Quando la gente suggerisce, questo è quello che succede. È Venere, quindi. No, intanto. Quindi avresti comunque sbagliato. Ascolta, direi una tripletta meravigliosa per iniziare questa sera. Ascolta, chi vuoi salutare? Allora, qua, saluto Alberto, lui. Sì, vi siete salutati a vicenda. Persa. È me. Oh, bene. Cuore. Ma te sei già qua. Certo. Ciao. Voi mi avete fatto sbagliare. Pensate che il concorrente che ho alla mia destra ci teneva talmente tanto a partecipare che mi ha scritto su Facebook tipo 3 settimane fa, mi ha detto: oh, tienimi il posto perché io ci voglio essere. Finalmente ci sei, benvenuto. Piacere. Ciao Marco, piacere. Aldo. Da dove vieni? Bastida Pancarana. Grande Bastida Pancarana, la conosciamo bene. Quanti anni hai? 18. 18 anni, e non sei solo, chi c'è qua? Un mio amico, Luca Bonandini. Ciao Luca, molto piacere. Come siete super rigorosi con la stretta di mano, mi piace. Allora, come intendi supportare il tuo amico? Moralmente basta. Moralmente basta, va bene, ok. Mi devi dire come si chiama la sindacalista italiana segretaria generale della CGIL? Via. Non lo so. 5 secondi. Boldrini, non lo so, ma Boldrini, allora lui mi dice Boldrini. Boldrini, tu hai mai sentito nominare la Boldrini? Sentita, però. Chi è? Ho sentito più che altro che la insultavano, altro. Ah, che la insultavano, ok. Però che ruolo ricopriva? Era il ministro dell'istruzione, se non sbaglio, non lo so. Era il ministro dell'istruzione, dice lui. Mi sembra di ricordare di no, credo fosse presidente o della Camera o del Senato. La sindacalista si chiama Susanna Camusso. Niente, Susanna, mi dispiace, non ti conosce. Quali sono le 4 dimensioni in astronomia? Via. Oh, ma... 5 secondi. Non la so. Non mi umilio, non la so. Sai che era molto più semplice di quanto tu potessi immaginare. Altezza e lunghezza, larghezza, profondità e tempo. Ho capito, ma fatto ragioneria, non... C'ha ragione. Come si chiama l'attuale sindaco della città di Voghera? Barbieri?
Lui mi risponde Barbieri. La risposta corretta è Carlo Barbieri. Bravissimo. Qual è la principale azienda rivale di AMD, produttrice di schede video? Intel. Lui mi risponde con molta sicurezza Intel. E la risposta corretta è Nvidia. No! È Nvidia. AMD non sono anche i processori, scusa. Mi dispiace, ma la produttrice di schede video principale concorrente di AMD è Nvidia. Sai cosa vuol dire? Che hai atteso tutto questo tempo per fare una figura di... Ma ne valsa la pena, dai. Sì, dai, ci sta, ci sta. Dai, vuoi salutare qualcuno? La Rube. La grande Rube. Allora, la prof Rube. Anche lui. La prof Rube è stata la nostra prof. Con un po' di anni di distanza, ma è stata la nostra prof. Magari ci guarda, salutiamola. Viva il Baratta, viva il Baratta. Infatti, viva il Baratta. Tu non funzioni come supporto. Non funziona, cioè non funziona. Grazie mille. Sono in tre, ma ovviamente come da regolamento soltanto una gioca. Alzi la mano chi gioca. Eccola qua, come ti chiami? Matilde. Matilde, di dove sei? Quanti anni hai? Casale, 16 anni. 16 anni e scegli di giocare a Banana Quiz perché? Mi hanno obbligato. Perché l'avete obbligata? Non sapevamo cosa fare. Ah, non sapevate cosa fare? Beh, mi sembra un'ottima alternativa. Ma in realtà poi c'è tanto da fare qua. Certo, sì sì. No, dopo, certo, certo. Ancora presto. Ancora presto, siamo a inizio serata, allora hanno scelto di inaugurare la serata con noi. Ascolta, metti il caso che non sapendo cosa fare mi vinci sto Banana Quiz questa sera. Sarebbe bello. Vero? Sì, molto. Dai, allora cominciamo. Nell'universo, una galassia è un ammasso di centinaia di miliardi di... Stelle. E come me lo dice? Stelle. Stelle. Stelle, guarda qual è la risposta. Stelle. Stelle, bravissima. Da quanti membri è composta la famosa famiglia degli Incredibili? Via. Sei. Allora, non suggerite, me l'ha eliminato. Lei mi ha risposto 6. Gli Incredibili, quanti sono? Quanti sono? Non lo sa nessuno. Ci sono decine di persone qua, non lo sa nessuno. Sono, mi dicono 5. La risposta corretta è 5 per 1. Cavolo. Perdi una banana. Come vengono definiti i due punti opposti sulla superficie di un corpo celeste o di un pianeta sull'asse di rotazione? Dai. Puoi ripetere? Te la rifaccio. Come vengono definiti i due punti opposti sulla superficie di un corpo celeste o di un pianeta sull'asse di rotazione? Due punti opposti. 5 secondi. Non lo so. Cosa sono i opposti? I punti. Oppure i poli. I poli. Giuro la sapevo. Sì, ma la sai adesso, non va bene. Vicino a quale famosa città della California si trova la famosa collina utilizzata come sfondo nello storico sistema operativo Windows XP? Via. Cinque secondi. Una città della California. San Diego. Lei mi ha risposto San Diego. In quanta santi te ne intendi? Ma è il santo sbagliato. Cos'è? Un altro santo della California? Vabbè, è San Francisco. Ah, San Francisco. È San Francisco. Cioè, è eliminata. Non ho parole. È eliminata. Ascolta, mi dispiace. Ma... ci hai provato. Vabbè, grazie lo stesso. No, grazie a te, davvero. Grazie per averci regalato questa performance indimenticabile. Grazie a tutti. Ascolta, vuoi salutare qualcuno? Sì, salutiamo tutti. Ciao, ciao. Grazie mille. Eccoci qua in questo Banana Quiz questa sera, veramente ostico, davvero complicato. E vediamo se tu sarai invece migliore di quelli che ti hanno preceduto. Come ti chiami? Alessandro. Caro Alessandro, da dove vieni? Da Voghera. Da Voghera, cosa volevi dirmi? Niente. Ah, ok, però lo vedevo lì per dire qualcosa. Quanti anni hai? 16. 16 anni, che scuola fai? Galilei Voghera. Che si dice al Galilei? In che senso? In generale, cosa, come gira? Beh, è difficile. È difficile? Sì, faccio un po' di fatica. Un po' di fatica. E invece a Banana Quiz cosa pensi che farai? Peggio ancora. Peggio ancora. Bene, iniziamo alla grande. Allora, lui ti fa da supporto, come ti chiami? Alex. Alex,
come andrà il tuo amico? Farà... Ottimo, io questa sera veramente sono orgoglioso dei concorrenti del Banana Quiz. Che cos'è TV Sorrisi e Canzoni? Via. Un canale. Lui mi ha risposto un canale. TV Sorrisi e Canzoni è un giornale, è un settimanale. Cannato. Ragazzi, cioè, ma non ho parole. Matteo, sono scioccato. Come si chiama il lago confinante con la città di Voghera? Via. Voghera non ha un lago che confina. Lui mi ha risposto che Voghera non ha un lago che confina. Cosa ne pensi? Non lo so. Non so rispondere. Via, peggio. Niente. Non sei mai stato al lago che c'è Voghera? No. No. Ma sai che c'hai ragione, Voghera non ha un lago che confina. Bravo! Bravo, guarda che parte l'applauso. Da quanti anni Alessandria è diventata capitale della Liguria? Via. Parte che è in Piemonte e non è capitale. Oh! Allora, qual è il capoluogo della Liguria? Genova. E del Piemonte? Torino. Ma guarda che è un genio, ma abbiamo trovato un genio! La parola melas in italiano, dal latino, che cosa significa? Melas? 5 secondi. Ti direi mela, ma so che è sbagliata. Però ormai... Non lo so, non lo so. Vabbè, facciamo che è mela, dai, metti che è giusto. Metti che è giusto e che hanno aggiunto una S come gli spagnoli. No. No, no, nel senso, metti che melas, hanno messo la S ai latini e la togliamo noi diventa mela. Vabbè, vai avanti. Vabbè, non mi vuole ascoltare. Vabbè, la parola era nero. Significa nero, quindi perdi un'altra banana, non puoi più sbagliare. Di quanti articoli è formata la Costituzione italiana? Non lo so, non ho mai fatto diritto e non lo so neanche io, mi spiace. Sparala. Mi spiace. Non ho idea, boh, 200. Allora, lui mi dice proprio al limite del tempo 200. La Costituzione italiana avrà sì o no 200 articoli? No, ne ha 139. 139 articoli. E sai cosa vuol dire? Che ho perso. Che sei eliminato. Vuoi salutare qualcuno? Lui che è qua, che bello, va bene. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie mille. Abbiamo qui una concorrente sotto costrizione sua. Mia. Perché? Vabbè, perché è brava, fa il classico e perché non partecipare? Ci divertiamo un po', su. Perché non volevi? Perché faccio una bella figura proprio brutta. Ascolta, ma cosa si dice di te al classico? Cosa? Cosa si dice di te al classico? Boh, che vado bene, però. E allora? Sì, vabbè, però non è... Dai, ma non fare la modesta. Dai, come ti chiami? Matilde Micheli. Fai il classico a Voghera? Tortona. A Tortone, quanti anni hai? 16. Bene, qual è il contrario di peggiore? Migliore. Migliore? Il contrario di peggiore. È migliore, bravissima, vai, prima corretta. Qual è l'anno in cui fu lanciato sul mercato il primo iPad? Via. 1998. È la Madonna, è la Madonna. Cos'è? Cioè, non ero nato tra un po' nemmeno io nel 98 e c'erano già gli iPad, ma che è sta storia? No, io c'ero da 10 anni. Sì, ma un iPad nel 98? Nel 98 non aveva neanche Facebook. Non avevamo manco i computer portatili, non avevamo internet tra un po'. Beh, più o meno, indicativamente. Ma perché lei era avanti. Lei nel 98 era già nata, pur non essendo ancora nata, aveva già l'iPad, capito? No, era il 2010. Più o meno. Sì, proprio vicini vicini. Vasco Modena Park è il titolo di un album di quale rockstar italiana? Piero Pelù. Ma scusa, cioè ragazzi, ma non è possibile. Vasco Rossi, scusa. Fa rock, no? Vasco Modena Park. Vasco Rossi non fa rock. Come non fa rock Vasco Rossi? Poi Piero Pelù può chiamare un album Vasco? Cioè, se un album si chiama Vasco sarà di Vasco Rossi, no? Dovevo partecipare io, basta, cioè. Ma gliel'ho detto, no, non partecipo io. È Vasco Rossi, ma raga, ma com'è possibile? Quanto fa 10 alla quinta? Cioè fa 5 milioni. 10 alla quinta fa 5 milioni. Classico, basta. Hai detto tutto, cioè io. Arriva l'intelligentone, dimmelo prima, no? Allora.
Non può suggerire. Fa 100.000, no, fa 100.000 comunque. C'era. Fa 100.000. No, mi sa che le tue idee erano... Tutto, ho sbagliato tutto. Esatto. Ascolta. Io sono scioccato. Allora, 10 alla quinta fa 50, cos'è 50 milioni? Vabbè, ascolta, vuoi salutare qualcuno? No, volevo salutare lei, ma dopo questo non la saluto più. No, secondo me roviniamo un'amicizia. Vabbè, è meraviglioso. Grazie. Prego. Grazie mille. Buona serata, ciao. 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 Ciao, come ti chiami? Mariele. Da dove vieni, Mariele? Da Voghera. Quanti anni hai? 17. Cosa ti aspetti dal Banana Quiz? Mi aspetto di non sapere neanche una domanda. Ok, di solito chi parte così vince. Ah, vabbè. Ok, quindi io la vedo bene per te, ok. Qual è il nome del pianeta che sta tra Saturno e Nettuno? Via. Urano. Lei mi ha risposto Urano e la risposta corretta è Urano. Se nel sistema additivo i colori primari sono il rosso, il verde e il blu, quali sono i tre colori nel sistema sottrattivo? E allora saranno quelli che si creano dalla combinazione. Quindi 4 secondi. Sono verde, giallo e viola. Verde, giallo e viola. E sono giallo, ciano e magenta. La rosa di colore blu è naturale, sì o no? No. No. Sì? Perché no? Boh, no, secondo me no. Secondo te no? Guarda qual è la risposta. No! No, bravissima! Sì! Quante stelle circa ci sono nella Via Lattea? Via! Boh, 5 secondi. 10 milioni. Lei mi dice 10 milioni, qua dicono di più. La risposta corretta è 100 miliardi. Sono tantissime. Cosa ci posso fare? Sono veramente tante. Siamo sempre nello spazio. Sulla luna c'è acqua? No. Lei mi dice che sulla luna non c'è acqua. È vero, non c'è acqua, brava! Il polonio è un elemento chimico, sì o no? Sì. Molto convinta, lei mi dice che il polonio è un elemento chimico e loro mi dicono di no, dal pubblico. E invece ha ragione lei, e sì, brava! Grazie. In che anno sì. è stato lanciato il primo iPod Touch? iPod Touch. 5 secondi. 2008. Guarda qua. 2007. Ragazzi, per un anno me l'ha sbagliata. Cosa facevi tu nel 2007? Nel 2007 io mi accingevo a frequentare la prima elementare. No, eri piccolissima. Vabbè, quindi di iPod ancora non ci pensavi. No. No, direi di no. Va bene, ascolta, vuoi salutare qualcuno? E saluto i miei fans che mi hanno sostenuto. Brava, 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 brava. E non il liceo classico. E no, il liceo classico no. Perfetto. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, per chi non ti conoscesse, come ti chiami, quanti anni hai e di dove sei? Allora, sono Giuseppe Masso, su Instagram johnny.masso. E questo è importante? È importante perché qualche mese fa sono diventato un Instagrammer, sono diventato un influencer. Ah, quanti follower hai? 3.000, però. Ah, beh, insomma, numero importante. Ormai ho abbandonato, ho avuto un mese di attività bassa. In quel mese di attività quanti soldi hai guadagnato? Zero. Zero, un influencer che si è arricchito. Bene, no, sei no. di? Sono di Casei Gerola, ho 24 anni e adesso inizierò l'università a settembre. Dove andrai? A Pavia, economia, management. Grande! Quanti secondi ci sono in un giorno? Noi ci siamo! 5 secondi. 4.120. 4.120, che ragionamento hai fatto? Non lo so, sono andato a caso. Ah, cioè, completamente a caso. La risposta corretta è 86.400 secondi circa. Il 4 c'era però. 4 c'era. 60 secondi per 60 minuti, cioè un'ora.
uguale 3600 secondi in un'ora. Quindi 3600 per 24 ore, cioè un giorno, uguale 84.600 secondi. Chi scrisse la raccolta poetica Ossi di Seppia? Via. Lo so. Lo so. Eugenio Montale. Lui mi dice Eugenio Montale. La sapeva, Eugenio Montale, bravissimo. Sono un toro. Può esistere una stella di neutroni? Via. Ovviamente sì. Perché ovviamente sì? Perché se i neutroni esistono, l'ho sentito su Super Quark, non so perché. E lui guardando Super Quark mi dà la risposta corretta, eh sì! Ovvio! Alberto Angela è sempre un mito, un maestro. Anche Piero un po', eh. Piero Angela è un po' più vecchio. Più vecchio. Per Alberto, perché... Beh. Esatto. In chimica, qual è l'elemento nominato con CU? Q. Grazie mille. Allora, per le storie. Rame. Ma sai che la risposta è rame? Ma sai che la risposta è rame? Bravissimo. Sono preparato per i test di ammissione? Mi sa proprio di sì. In quale continente, e sì preciso, in quale continente si trova El Salvador? Via. Sud America. Quindi America del Sud, mi dice lui. La risposta corretta è America Centrale. Non posso dire parolacce, però in Messico, vero? È da quelle parti, sì. Come si calcola l'area di un quadrato? Via. Lato per lato. Quindi la tua risposta è lato per lato. Lato alla seconda. La risposta corretta è... Legge tu. Lato per lato. Bravissimo, lato per lato. Ma sei proprio bravo lato per lato. Quanti sono i pianeti gassosi del nostro sistema solare? Pregare, aspetta, allora. Sono Giove, Saturno, Nettuno, Uranio, 4. Lui mi risponde che pianeti gassosi sono 4. La risposta corretta è... È 4! Oh, non si possono dire le parolacce, ma le censuri, va bene così. Bravo, bravo. In quale stato si trova la città Toronto? Via. Canada! Ci sei mai stato? No, però... Però è giusto! Vorrei starci! È Canada! Starci! Qual è la capitale del Belgio? L'ho suggerito. Io direi... Dai, che scusate. Amsterdam! Allora, lui mi dice Amsterdam. La risposta corretta non è Amsterdam, ma è Bruxelles. Bruxelles. Ma io chiedo... ad Adriana di portarmi i risultati di questa puntata che è finita con te, perché sto per svelarti se sei tu o meno il vincitore di questa puntata del Banana Quiz. Stai esultando. Ma perché pensi di essere tu il vincitore? Perché bisogna essere sempre positivi. Vince questa puntata del Banana Quiz 2018. Sarà lui? Non sarà lui? Sì che sarò io! E lui! Ha vinto Giuseppe! Ma lo sapevo, bisogna essere sempre positivi. Se non si è positivi si attira la sfiga verso. Giuseppe vince la terza puntata del Banana Quiz. Ci rivediamo a fine ottobre direttamente in finale. Epico! Epico! Super epicissimo! Ascolta, a chi vuoi dedicare la tua vittoria? A me stesso, ma fai bene! Ascolta, è stato un piacere ritrovarti e ritrovarti vincitore. Va benissimo, ci vedremo alla finale. Grazie. Ciao. Ciao, ciao.